vent'anni, però è una banca che sta sul territorio da circa 100 anni. Non sono tanti 20 anni, però passati in un periodo abbastanza difficile, soprattutto per il sistema bancario. Sappiamo che insomma, nel corso di questo periodo tante banche locali del nostro territorio non ci sono più, anzi direi che a parte poche BCC la nostra è l'unica popolare che è rimasta nel territorio salentino, per cui è stato un percorso diciamo difficile, ma poi alla fine siamo ben orgogliosi di essere arrivati fino a questo punto. C'è Renzo Arbore questa sera. L'ho incontrato poco fa, abbiamo scherzato dicendo che lui è un pugliese popolare e introduce i 20 anni di una popolare pugliese come la banca. Siamo contenti di questa serata naturalmente, di poter festeggiare i 20 anni prima di tutto con i nostri collaboratori, con una parte dei nostri clienti. Naturalmente la location è limitata e quindi purtroppo non si è potuto invitare tutti, però riteniamo che ci sia una buona rappresentativa della tutta la nostra clientela. Sarà una bellissima serata popolare pugliese. Esatto, grazie. Vent'anni non sono poi così tanti. No, 20 anni non è un tempo lungo. Forse è un tempo abbastanza lungo per un'azienda in un mondo che sta cambiando con una rapidità supersonica. E per i prossimi 20 anni? Beh, insomma, noi ce la mettiamo tutta perché l'azienda sia bella in salute e perché ci siamo anche noi. Il motivo di festa di questa sera è perché c'è tutto il nostro personale e una volta tanto, vista la capienza di questo posto, anche con le famiglie, e questo insomma no. La banca sono anche loro. Brevissimo saluto che porgerò ai presenti, sottolineerò il fatto che Arbore è un pugliese, quindi ci fa particolarmente piacere che sia lui a creare questo momento di divertimento e gioia che mi auguro che tutti i presenti leghino al nome della banca. La parola però per pochi minuti, ve lo assicuro, per dare il benvenuto e ringraziare della partecipazione i rappresentanti delle massime istituzioni del territorio, ma anche tanti amici, tanti soci, tanti clienti, i nostri collaboratori e le loro famiglie. Tutti con la vostra presenza ci avete onorato e di questo vi siamo grati. Tutti noi che lavoriamo in banca lo facciamo con un forte ancoraggio alla realtà, anche se questo non ci impedisce di sognare, perché no? I sognatori, recita un aforisma di Ennio Flaiano, sono persone coi piedi saldamente appoggiati alle nuvole e quando serve sanno sporcarsi le mani senza vergogna. Noi sogniamo e lavoriamo per una banca non solo o non tanto più grande, ma soprattutto più forte. Una banca capace di essere vista da parte di chi con essa entra in contatto per l'attenzione che pone alla soluzione dei problemi e per la sua capacità di ascolto, capace di essere riconosciuta per la qualità dei servizi, capace di far sentire a casa tutti i clienti. È un momento per far festa con molti nostri soci, perché la banca è loro,
ed è un momento per far festa con molti nostri clienti che ci danno la linfa indispensabile che ci fa vivere. E poi è un momento da passare in allegria con tanti amici, con le autorità, perché con tutti la banca quotidianamente si rapporta. Con questo spirito di grande affetto verso tutti e con questo rinnovato impegno a far bene il nostro lavoro, vi rinnovo il ringraziamento ed auguro a tutti buon divertimento. A tre o quattro chandos. Quando le autorità monetarie nazionali, sotto la spinta della legislazione comunitaria, liberalizzarono l'apertura degli sportelli bancari e, più in generale, sancirono la libertà di insediamento delle banche. Era quello il periodo in cui le grandi banche nazionali estesero la loro presenza sul territorio. Fui l'autoriere a Toledo, a celebrare un pugliese popolare come lei, molto popolare nel mondo ovviamente, e una banca popolare pugliese. È un evento particolare, un ventennale. Io quando vengo da queste parti naturalmente sento subito gli odori, come per una giumenta, non so se voi dite come diciamo noi a Foggia, la giumenta e la cavalla, che sente l'odore della stalla. Io sento subito gli odori degli olivi, dei cose, della vegetazione, del ucapata, il caldo, quel caldo là secco che abbiamo noi, questa cosa qua, e Brindisi naturalmente, San Pancrazio. Ho sentito subito, sto in un bellissimo agriturismo e devo dire la verità, insomma, quando vengo mi sento a casa, quindi faccio un concerto casalingo, sentimentale oltre che professionale. Quando invece vieni appunto in Puglia, in Campania, e ti adatti, sai subito con qual è l'interlocutore. Quindi faremo, credo, un concerto sentimentale, dai. Poi il posto è qui, è straordinario. È un posto inimmaginabile, una conca piena di vegetazione intorno, dove viene voglia di suonare proprio. Cioè, ho provato anche l'acustica ed è veramente straordinario, quindi complimenti al forum. Certo. Io sto facendo un channel che si chiama Renzo Arbore Channel.tv e lì sto sperimentando in una casa che ho attrezzato per fare lo streaming, che significa un collegamento in diretta in tutto il mondo, delle cose piccole mie, repertorio antico, repertorio sconosciuto, repertorio non mio, insomma sto sperimentando una cosa che mi piacerebbe fare per rilanciare la TV d'autore, perché la TV d'autore, devo dire la verità, è diminuita, quasi scomparsa con l'ultima Toffiorello. Purtroppo non è molto amata in televisione in questo periodo, ci va
va la televisione della parola, spesso della parolaccia, o perlomeno del linguaggio corrente. Io continuo la mia attività musicale anche perché la musica italiana, voglio spezzare una lancia, a parte il jazz, a parte il rock, anche la musica popolare italiana, cioè la canzone italiana, da Paolo Conte, che è il più anziano con me e Gino Paoli del quadro, a Cristicchi o agli ultimi Frankie High Energy, è ottima. Tanti anni fa, quando io facevo parte della commissione di Sanremo, c'erano i cantanti stranieri che venivano a cantare le canzoni italiane, c'erano Dionne Warwick, c'era Stevie Wonder che cantava con Gabriella Ferri, c'era Ray Charles che cantava con Toto Cutugno. Ho conosciuto stasera il vicepresidente, il direttore generale, e quindi un saluto particolare per l'invito. È importante che un istituto come la Banca Popolare Pugliese abbia il credito che si merita e il seguito che si merita, perché, e poi naturalmente devo ringraziare anche per avermi fatto scoprire questo posto. Quindi il concerto è un bel concerto per questo motivo, perché lo dedico a un'eccellenza pugliese e, perché no, italiana. Italiano e il pubblico di San Pancrazio qui al Forum degli Eventi.